La galleria nasce nel 2017, quell'anno fra l'altro ricorrevano i 150 anni di storia della banca, ma la motivazione vera per cui l'azienda ha avviato questo corso, questo progetto, sta nel senso di responsabilità anche sociale, di dover gestire in modo diverso un patrimonio culturale di questo tipo. Parliamo di centinaia di dipinti, anche molto importanti, per i quali era necessario un approccio diverso, più maturo e più evoluto. La raccolta, che ormai comprende un centinaio di opere, venne iniziata negli anni 50 in modo solo occasionale, con l'acquisto di dipinti a carattere decorativo per essere appesi negli studi dell'istituto bancario. Ma ben presto si impose per il suo progetto culturale in un momento in cui il collezionismo bancario, affiancandosi anche all'istituzione pubblica, diventava protagonista nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Apparve da subito necessario uno sviluppo coerente della raccolta, basato su criteri scientifici meditati e accurati, e anche basato sull'acquisizione di opere d'arte legate al territorio emiliano. In questo modo siamo arrivati a costruire una vera e propria galleria, molto importante nel contesto museografico non solo regionale ma anche nazionale, che consente di ripercorrere la storia dell'arte in Emilia a partire dal XIII secolo fino al XVIII secolo. In questi ultimi anni la raccolta Biperbanca si è arricchita dei numerosi nuclei provenienti dalle banche acquisite. Mi riferisco al nucleo napoletano, al nucleo abruzzese, al nucleo sardo e al nucleo ferrarese. Ma un riferimento particolare va ai dipinti provenienti dall'Aquila, dipinti di Cola della Matrice, ai quali è stata dedicata una bellissima mostra proprio in questa sede. L'archivio storico è il secondo pilastro fondamentale di questo progetto. Cos'è un archivio storico? Cosa fa un archivio storico? Racconta la storia dell'azienda, la storia del territorio e la storia della società. Nel nostro caso parliamo di 500-600 metri lineari di documenti che recentemente abbiamo riordinato presso una nuova sede e che sono aperti al pubblico degli studiosi, dei ricercatori dell'università. Recentemente, negli ultimi due anni, questi due anni di attività, abbiamo realizzato due pubblicazioni monografiche che sono disponibili sul sito web della galleria, lagalleriabiper.it.